Nicola, com'è essere il primo ospite di Molecole Digitali? Ti abbiamo scelto, sei stato il primo in assoluto. Esordio. Grazie, 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 grazie. Beh, intanto grazie per avermi invitato. E poi non so che altro dire perché questa è una domanda trabocchetto. Era la prima domanda a trabocchetto, adesso gli aiuti da Adesso casa l'hai finito come già. ci sganciamo? Ci sganciamo magari presentando di noi a te, insomma. Presentando per esempio la collaborazione che abbiamo fatto recentemente, che è Productology. Forse su Productology Sono ti più trovo preparato, mi trovi preparato. preparato. Sì, Productology è una conferenza che c'è stato questo sabato presso Binario F ed è una conferenza tutta incentrata su come si sviluppano prodotti. Quindi la cosa che noi abbiamo fatto, che abbiamo fatto insieme, è stato chiamare delle persone che sviluppano dei prodotti di mestiere, imprenditori e manager, perché avevamo sia una versione che l'altra e avevamo anche un investitore, Carlos Espinal di Seedcamp, e tutti ci hanno sostanzialmente raccontato le loro lesson learned su come si sviluppa un prodotto, la loro storia con dove si sono incastrati, dove invece sono andati più veloci, come è stata l'evoluzione del prodotto che avevano pensato all'inizio, come è cambiata e via di seguito. Ed è stato, dal mio punto di vista, molto interessante perché comunque è sempre utile sentire poi dal vivo come nascono, come evolvono magari delle cose che utilizziamo, non so, tipo Depop, che è un'applicazione per vendere soprattutto vestiti e moda tra ragazzi. Oppure Pop Move, che è la nuova applicazione per il car sharing, soprattutto a Roma, ma che sbarcherà poi anche a Milano e via di seguito. È stato un evento che ha ricevuto tanti feedback positivi, e non perché l'abbiamo organizzato noi, ma perché l'abbiamo organizzato noi in realtà. Abbiamo No, detto i nomi dei partecipanti, quindi esatto, quindi non possono chiedere. scappate. E no, però a parte gli scherzi, è stato innanzitutto bello vedere la risposta che c'è stata. In un evento che comunque si distingue dagli altri, perché tutti parlano di marketing, tutti parlano di growth hacking, tutti parlano di startup, nessuno parla poi del core del business, ovvero il prodotto, insomma, non puoi fare imprenditoria senza un prodotto, non puoi fare marketing, eccetera. E quindi averlo verticalizzato e aver ricevuto, insomma, questa risposta vuol dire che comunque le persone hanno capito l'importanza del prodotto, comunque. Siamo noi probabilmente che gliela faremo capire da qua in poi, perché comunque è un progetto, non è solo un evento. No, non è solo un evento, questa è la prima, diciamo, iniziativa che facciamo con il brand Productology. Allora, hai detto bene, noi ci siamo concentrati proprio sul prodotto, cioè proprio diciamo, il fioretto che abbiamo fatto è evitare di parlare di startup, evitare di parlare di innovazione. Perché ci sono tanti, evitare di parlare di growth hacking, perché chiaramente ci sono tante iniziative che riguardano queste parole chiave specifiche. Però all'origine di tutto questo, se appunto non hai un prodotto, non hai un servizio, non puoi fare un business sopra, quindi non puoi creare una startup. In tutti i manuali di growth hacking c'è scritto che la prima cosa, come dire, che serve per fare growth hacking è il product market fit, cioè quindi che tu hai un prodotto e che hai anche capito che questa cosa funziona in qualche modo sul mercato. E quindi è importante concentrare l'attenzione su questa cosa. Tra le altre cose, questo permette anche un po' di uscire da questa logica solo che questi argomenti sono solamente argomenti per start-up, per giovani imprenditori, eccetera, perché le aziende fanno i prodotti, anche quelle tradizionali, e quindi ci permette di portare, di avvicinare, di discutere anche con chi fa già prodotti e che magari deve appunto costruirne di nuovi, deve rinnovare la gamma di quello che vende, perché poi comunque noi siamo sempre in un mercato che è molto veloce, molto dinamico e quindi ormai non possiamo più essere in un mondo in cui facciamo le stesse cose che facciamo 50 anni fa, no? Quindi anche aziende con una lunga storia hanno bisogno di buttare un po' quello che hanno fatto finora e di capire quello che faranno nei prossimi 50 anni, più che gloriarsi di quello che hanno fatto nei 50 anni Certo. precedenti.
Invece adesso che diciamo, è finita la scusa e il motivo per cui ti abbiamo invitato, adesso dai, raccontaci un po' come hai venduto Stamplay ad Apple. Questo. Abbiamo fatto due domandine così. Allora, Un po' diciamo la tua startup che ormai sono passati 6 mesi, Stamplay. Raccontaci un po' quello che faceva, com'è nata. Diciamo il processo all'interno dell'acceleratore, perché ormai si parla sempre, poi soprattutto in Italia, di acceleratori, però i come veri si acceleratori arriva? sono in America, magari in Inghilterra, e quindi raccontaci un po'. Allora, andiamo, diciamo, partiamo dalla fine. Come l'abbiamo venduta? Molto semplicemente perché siamo stati contattati e abbiamo inaugurato, diciamo, fatto questo processo. Un po' faticoso, non c'è molto di sexy quando, diciamo, decidi di vendere un'azienda, nel senso Avevi pure che un bel soldato come Giuliano assolutamente, no, un Iacobelli. co-founder, diciamo, e quando, diciamo, arrivi a quel punto poi è una questione da avvocati fondamentalmente, in cui tu cerchi di capire quello che si dicono gli avvocati da una parte e dall'altra, dai per scontato che il tuo avvocato fa i tuoi interessi e i loro avvocati fanno i loro interessi e che poi si troverà una quadra di clausole che poi si traducono, nel nostro caso credo in un documento di quasi 200 pagine che analizzava tutti i vari aspetti. Però non c'è nulla di particolarmente glamour o Scusami se ti interrompo, cioè fare figo. exit quindi non è facile. No, nella maniera più Ah, quindi assoluta. possiamo sfatare questo mito? Ah, no, perché Decisamente io ho sì. letto il libro Come fare un Tanti. exit in 40 minuti. Mi sembra Non era un processo un attimo. facile. Fammi sapere pure a me perché. No, allora, innanzitutto, diciamo, per quella che è la mia piccolissima esperienza sull'argomento, chiaramente devi avviare un processo che ti porta verso la vendita, ok? Quindi ovviamente cercare di avere più di un'offerta, cercare di avere più di un compratore in modo tale da non essere in una situazione, diciamo, di debolezza contrattuale totale, perché sei comunque in una situazione di debolezza contrattuale perché stai parlando con aziende che tipicamente sono molto più grandi di te, hanno molte più risorse, eccetera. Però è diciamo, il punto di arrivo di un percorso. Il punto di arrivo di un percorso che nel nostro caso è partito, diciamo, 7 anni fa, tra una cosa e l'altra, perché con Giuliano, che è stato il mio co-founder, Giuliano Iacobelli, noi siamo partiti, ufficialmente abbiamo costituito la società nel 2012, e avevamo deciso di farlo con uno schema che era quello di avere un veicolo in Inghilterra in questo caso e poi di costruire il business dall'Italia. Il motivo per fare questo è che il framework legislativo che permette di raccogliere soldi in Inghilterra o negli Stati Uniti è molto più flessibile ed è molto più semplice rispetto al framework che c'è in Italia. Ci sono alcuni strumenti che in Italia di fatto non si possono utilizzare. E tutto il processo è molto più farraginoso, ogni volta devi andare da un notaio e compagnia bella, mentre nella pratica, diciamo, anglosassone ci sono una serie di strumenti che non richiedono neanche di avere un avvocato quando li stai utilizzando. Partito da lì, noi abbiamo fatto, penso, tutti i possibili errori che si potevano fare nel corso Dicene della. un paio Ma almeno, dai. guarda, l'errore fondamentale secondo me è l'errore di presunzione, nel senso l'errore di chi, avendo letto tutti i possibili libri su come si fanno le start-up, pensa di sapere come si fanno le start-up. Io avevo anche il problema che, non essendo proprio un ragazzino, io nei, diciamo, 20 anni precedenti a fare Stamplay, avevo fatto il consulente. Fare il consulente e fare un prodotto sono due cose radicalmente diverse. E quindi mi portavo appresso questo, diciamo, bagaglio che nella fattispecie era diventato una specie di fardello, più che, cioè, era una roba che ti tirava indietro, più che l'esperienza in questo caso, diciamo, professionale non ha aiutato la parte iniziale, perché alla fine cerchi sempre di ricondurre alla tua comfort zone, cioè alle cose che sai fare, quindi cerchi invece di fare un prodotto di vendere la consulenza con la scusa che stai facendo un prodotto. E questo è drammatico, diciamo, come cosa.
Poi un po' di altri errori li abbiamo fatti per inesperienza, no? Nel senso che chiaramente alcune cose sono le prime volte che le fai e quindi magari poi, che ne so, abbiamo sbagliato a fare delle cose legali all'inizio perché ci siamo affidati ai professionisti sbagliati. Questa cosa ci è costata svariate migliaia di sterline successivamente per aggiustare le cose. Pensavamo che alcune cose avrebbero avuto un impatto maggiore, per esempio, abbiamo partecipato a tantissime startup competition, eventi per startup e compagnia bella, anche conferenze, siamo andati fino a Los Angeles per fare Collision, si chiamava la conferenza. E quindi avevamo il nostro stand, mostravamo il nostro prodotto e compagnia bella. Il nostro obiettivo era quello di cercare di fare fundraising e queste conferenze praticamente è sostanzialmente impossibile fare fundraising. Quindi avremmo potuto, diciamo, essere più efficienti nel fare alcune cose. Quindi il consiglio per fare fundraising, dopo tutta questa esperienza, quale ti senti di dare? Ah, allora il consiglio di Non, dipende tantissimo dal tipo di azienda che stai facendo, quindi non c'è una risposta univoca. Però sicuramente all'inizio devi, la prima cosa che fai è andare a raccogliere dei business angel. Quindi la prima cosa che fai è cercare le relazioni con potenziali business angel per la tua azienda. In questo contesto può avere molto senso fare application, comunque soprattutto se è la prima volta che si fa questo mestiere, con un acceleratore o un incubatore. Perché? Perché gli acceleratori e gli incubatori, di fatto il mestiere è quello di selezionare delle aziende in una fase ancora molto iniziale e dargli un po' di supporto, un po' di assistenza per fare i primi passi. Poi portarle verso un round di finanziamento successivo, che tipicamente è fatto da business angel. Quindi la platea dei business angel spessissimo guarda in questo basket di opportunità. Okay? Quindi più che andare dal business angel e così out of the blue e dire salve, c'ho un'idea meravigliosa, se hai fatto un percorso, il business angel, soprattutto quello organizzato, quello che non investe in modo totalmente occasionale, ma magari investe, fai 4, 5, 6, 10 investimenti l'anno, tendenzialmente li va a prendere in questi pool di opportunità, cioè li va a prendere dagli acceleratori, dagli incubatori. Perché hanno già fatto un percorso, hanno già fatto un po' di compiti a casa, sono stati già vagliati, selezionati e via di seguito, e questo è un modo in qualche modo di rendere più efficiente il processo di scelta dei team su cui investire. Poi, una volta diciamo che uno ha a disposizione i primi denari per portare a casa dei risultati, lì non c'è niente da fare, bisogna portare a casa i risultati. Non ci sono altre. Cioè, la tua capacità di raccogliere ulteriori soldi, se ti servono ulteriori soldi, è chiaramente legata al fatto che tu hai diciamo, costruito una roadmap che ti porta ad ottenere dei risultati che sono, nella maggior parte dei casi, quasi sempre risultati di mercato più che di prodotto, di tecnologia. Ma invece c'è una curiosità, io, dopo che si fa un exit, no? Ovviamente arrivano dei soldi, no? Poi, insomma, non parliamo di cifre, però come si fa a ripartire, a non sentirsi appagati da quelle cifre, a non sentirsi arrivati da quel risultato? Bah, nel caso mio non è un risultato che cambiava, diciamo, drammaticamente la vita, diciamo, quella cosa per cui puoi mettere in vacanza, ci vediamo tra 20 anni. Modalità aereo. Ok, non è Aereo per l'aereo. la vacanza, però. Ma allora, io per esempio adesso sto cominciando una cosa nuova, quindi mi Già ti sei rilanciato. sono già rilanciato, ma perché non sono capace di stare fermo. Soprattutto mi piace l'idea di dire, penso di aver imparato tutta una serie di cose dall'esperienza che ho fatto finora. Cioè, io nei 7 anni che abbiamo lavorato con Giuliano abbiamo faticato tantissimo, abbiamo faticato e sofferto tantissimo. Perché abbiamo costruito un percorso che era oggettivamente in salita, sia per la tipologia di prodotto che abbiamo fatto, sia per gli errori che abbiamo fatto strada facendo e per come poi abbiamo aggiustato le cose.
Quindi dico, beh, se ho imparato qualcosa, forse questo, posso, come dire, valorizzare le cose che ho imparato e magari sbaglio un po' di meno, magari faccio altri errori questo giro, no? Quindi Tanto che poi adesso scatta alla ovviamente la domanda di spoiler alert su cosa? su questo. No, no, guarda, ti sei lanciato. Anche perché vorremmo Che, vedendolo tutti, nonostante che l'abbiamo visto tutti i giorni, ancora non ce l'ha detto, abbiamo dovuto fare il investire. Forse a me podcast. qualcosa ha accennato. La startup su cui sto lavorando adesso si chiama Instatings, è una startup che riguarda l'IoT, quindi soprattutto i sensori wireless, e la possibilità di avere dei sensori a bassissimo costo che possano essere integrati facilmente all'interno di un'applicazione software. Le tipiche applicazioni di questo tipo di hardware sono il monitoraggio di ambienti, il monitoraggio di macchinari e via di seguito. L'Internet of Things è interessante perché è in un grado di maturazione che assomiglia molto al web 15 anni fa, cioè ci sono uno stack di tecnologie diverso rispetto a quello del web. È ancora molto technology driven, cioè se tu vai a vedere tutti quelli che forniscono servizi, prodotti e compagnia bella, è tutto molto tecnologico, hard, con delle interfacce brutte, assomiglia proprio molto al web, diciamo, di 15, anche 20 anni fa, se vuoi. Quindi c'è una chiarissima, secondo me, opportunità di semplificare, di rendere più fluido, di eliminare tutte quelle frizioni che impediscono o rendono molto difficile l'adozione di una determinata tecnologia. E quindi la scommessa è lavorare su questo, sul rendere molto molto facile. Voglio mettere un sensore di temperatura in un ambiente come questo, di umidità, o voglio mettere un sensore di aperto chiuso, quello che sia, non deve essere una roba che devo fare scouting di qual è l'hardware. So che c'è Instatings, compro i sensori e dopo 3 minuti ho i dati all'interno della mia applicazione. Sto sviluppando magari un'app che mi permette di ottimizzare uno spazio, un'app che mi permette di monitorare un macchinario e via di seguito. E tutto deve essere così come integro Stripe per i pagamenti, cioè deve essere una roba di questo genere. Quindi la scommessa che Un faccio io, sì, la codicetto. scommessa che faccio io è così, cioè deve essere come integrare un'API qualsiasi all'interno di un servizio commerciale. Beh, la semplificazione secondo me è un business, cioè nel senso Assolutamente sì. Stapley è qualcosa che. un po' faceva questo. faceva questo. Stapley era Sì, tecnicamente una non abbiamo piattaforma di detto di integrazione. Sì, Stample. Stapley era alla fine del percorso era un'integration platform as a service, cioè è una soluzione che si mette al centro tra diverse altre soluzioni. Quindi ogni azienda utilizza tanti software diversi all'interno. Per fare il proprio business, e oggi questi software stanno migrando progressivamente quasi tutti in cloud. Quindi io ho il mio sistema di contabilità, il sistema di marketing, il sistema di marketing automation, il CRM, qualunque cosa, sostanzialmente oggi c'è un servizio in cloud che posso utilizzare. Il problema è che li devo far parlare questi servizi, perché io faccio una campagna di email da una parte. E poi i risultati me li voglio magari spostare sul mio CRM perché alcuni mi hanno risposto, o altri la mail non funziona e via di seguito. Per fare questo c'è bisogno di qualcosa che metto in mezzo, cioè che mi permette di Che integrare gli altri integra. servizi, esatto. E noi eravamo una soluzione abbastanza sofisticata, competevamo con altre soluzioni sofisticate come la nostra. La versione più semplice di quello che facevamo noi si chiama Zapier, qualcuno probabilmente lo conoscerà. Tipo Zapier, tutti, tipo Zapier. è la droga di Andrea, cioè si crea Ok, dipendenza. quindi io penso che lo conoscano tutti in realtà. Lo conoscevano quelli di sì, Stample. perché è comunque un servizio abbastanza, diciamo, specialistico, che appunto da marketer, quando il marketer comincia a utilizzare 20 servizi diversi perché ognuno fa benissimo una cosa specifica, Sì, che ma oltre a poi semplificare deve velocizzano il lavoro, cioè avere. perché era una roba che facevi a manina fondamentalmente, che Esatto. scaricavi il tuo report e lo caricavi su un Google Sheets, Esattamente. invece integra direttamente tutto. Stampli permetteva di fare una logica anche molto complessa, quindi permetteva proprio di era proprio aveva proprio dei tool di sviluppo software Infatti costa all'interno. anche 10 volte. Sì, assolutamente costava sicuramente molto di più, e infatti oggi
Stap è stata comprata da Apple, ma la piattaforma verrà integrata nella suite di prodotti di Claris. Claris è una subsidiary di Apple che fa software, fa una piattaforma low code, cioè quindi fa software per lo sviluppo, tool per lo sviluppo software. Infatti, tu che ne pensi di questa svolta di Apple verso i servizi digitali? Apple Arcade, Apple TV Plus, si è stufata del prodotto fisico oppure il prodotto No, è fisico non che il rende più prodotto è come... maturo, quindi siccome è una buona percentuale del fatturato di Apple lo fa con i telefonini Che abbiamo sui che tavoli, tra abbiamo tutti l'altro. sui tavoli, però c'è sempre È sponsor, meno. mi sembra, il podcast Apple, no? Sì, ha chiamati prima, non so se te l'ho detto. All'ultimo, nemmeno lo sapevo. Sì, al 90esimo. Voglio dire, oggi c'è sempre meno motivo di comprare un telefono nuovo, no? Cioè, oggettivamente, al netto di quelli che possono essere quelli un po' più impallinati, no? Che quindi qualunque cosa. Io ho visto le fotografie per l'ultimo iPhone 11, c'erano un'altra volta le file, sono rimasto francamente stupito perché non è che l'iPhone 11 rispetto alla generazione precedente, chissà quale Certo. innovazione abbia introdotto. Hanno messo tre telecamere, Samsung ce n'ha quattro già da, no? Cioè, adesso la gara è a mettere quante più telecamere è Sì, possibile, sembra più quindi. che voglia consolidare piuttosto che innovare. E quindi i servizi sono chiaramente, quando tu hai un parco clienti così importante, i servizi e quindi l'intrattenimento in generale è chiaramente Apple TV, Apple Arcade, Arcade cioè tutto sta quello. andando molto Il bene. mondo dei videogiochi è un mondo in crescita assoluta, se pensiamo a tutto il mondo degli sport, quindi tutta la parte No, ho competitiva. letto una statistica, ha superato il mercato del cinema, gli sport, cioè. Ma non ci sono Diciamo dubbi. numeri Guarda, negativi io ne alla sono statistica. testimone Perché perché ho una copia di FIFA 20 che esce oggi, quindi lì che è pronta per essere sbollata a fine podcast. assolutamente, è diventata una forma di intrattenimento sempre più mainstream e quindi soprattutto su quelli competitivi, i vari FIFA, quelli di macchine, diciamo Formula 1, Fortnite. Fortnite, poi tutti quanti, diciamo, quelli gli strategici, e via di Tutto un mondo poi seguito. sugli smartphone, E probabilmente. poi c'è il mondo di quelli che vogliono vedere, no? Sì, Ovviamente spesso come ti quello che... guarderesti una partita di baseball o ti Esatto. guarderesti una partita di qualunque Dell'entertainment. altra cosa, ti vuoi vedere una partita di Fortnite, perché no? Cioè, voglio dire, No, ma infatti io Twitch lo uso veramente da quando è uscito, ma proprio perché, dato che l'intrattenimento televisivo ormai, cioè, parliamoci chiaro, insomma. Mentre magari la partita di, mi viene in mente, Magic o di FIFA mi intrattiene di più, insomma, di quello che posso trovare in televisione. E vederla live rispetto al video, perché infatti pure questo è successo, che su YouTube il gaming e il gameplay non funzionano più. Perché? Perché io voglio vederti live, voglio vederti sbagliare, voglio vederti vincere, voglio vederti sbraitare. E per questo che Twitch sta avendo, insomma, la poi crescita. la crescita, quella veramente esponenziale. Infatti Amazon, che l'ha capito prima di tutti, Si è spostata ovviamente, per tempo. subito, se Assolutamente. l'è capato subito. Beh, E invece tornando un attimo sul discorso sì. startup, una cosa che secondo me non dice nessuno è, allora, nel momento in cui ho un'idea, no? Ok, quest'idea magari è l'idea del secolo, ok? Poi a un certo punto mi trovo che però non ho competenze di marketing, non ho competenze di business, non ho solo quest'idea. Secondo te quali sono almeno tre passi fondamentali che devi fare una volta che hai capito che la tua idea potenzialmente è vincente? Allora, innanzitutto, se hai un'idea, allora, una prima cosa da fare. La prima cosa da fare è bisogna cercare di rendere tangibile l'idea, cioè l'idea da sola non dice nulla. Quindi, per capire se l'idea, non dico che sia vincente, ma comunque insomma c'ha un minimo di gambette per cominciare a camminare. La prima cosa che deve avere un founder di una startup o chi vuole progettare sono delle competenze di design. Di design, non intendiamo specifiche di user experience design, graphic design, eccetera, ma di design nel senso di riuscire a fare dei prototipi brutti a piacere con la carta, impecettandoli come volete, in qualunque modo Con la macchina di possibile. caffè. Assolutamente, cioè bisogna cominciare a passare da un'idea a renderla tangibile con dei passaggi. Io, per esempio, nei corsi che faccio io,
faccio fare un percorso in cui la prima cosa che si fa è gli faccio fare un fumetto sull'idea. Quindi adesso tu prendi quest'idea e me la fai un fumetto con i pupazzetti brutti, non è che devi essere un grande fumettista per fare questa cosa, però cominci a mettere una sequenza di vignette in cui cerchi di capire qual è l'esperienza che tu immagini con il tuo fantastico prodotto e compagnia bella. E già questo ti aiuta a cominciare a capire come si Sai muove che c'è questa una cosa. Le startup che fa questo lavoro? Ma vignette? proprio i Sì. fumetti che raccontano la tua idea di Sì. business, molto interessante. Come si chiama? Te lo ricordi? No? Non me lo No? ricordo, però non ci hanno pagato, quindi non ci interessa. Ok, va bene. Poi da Differenza lì di Apple. dipende, esattamente. Di Astra Azzurro. Poi da lì, a seconda della tipologia di prodotto, si può cominciare a fare quello che fanno i designer veramente, no? Cioè cominciare a fare dei mock-up, no? Dei modellini di quello che tu vuoi fare, quindi puoi cominciare a disegnare un'interfaccia, se è un'app, puoi cominciare a, non so, vuoi fare una macchina del caffè, no? Prendi il cartone e fai la macchina del caffè come tu immagini che possa essere. Poi è chiaro che se tu hai un po' di competenze in più, riesci a utilizzare dei programmi di prototipazione anche semplici per fare un wireframe di un'applicazione mobile. Già se vuoi fare un oggetto è un pochettino più complicato perché devi cominciare a imparare una roba in 3D, insomma, diventa un pochettino più complesso. Ma francamente ci sono talmente tanti corsi online che dire non so fare questa cosa, No, piuttosto ormai non imparala ha. male, Sì, no? no, ormai non ha più Imparala senso. male. Poi, quando sarà il momento, prenderai il professionista che la sa fare bene al posto tuo e ovviamente il professionista farà la differenza. Però la scusa del ho questa idea e mi servono i soldi per farla perché non posso, perché non so come farla, è una scusa un po' stupida. Impara quello che devi, che ti serve proprio di base, quindi impara a fare gli schizzi, impara a fare dei prototipini semplici e via di seguito, perché ti aiuta a concretizzare, a capire quello che vuoi fare. E poi metti la tua idea in mano alle persone che pensi che la utilizzeranno. Questa è la. Quindi devi piano piano rendere tangibile quello che tu fai e capire se quello che tu fai ha senso per le persone, a cui vorresti vendere, il tuo prodotto. La seconda cosa che io direi è che, visto che tu non, una persona non può saper fare tutto, soprattutto in questo mondo in cui bisogna saper fare un sacco di cose, non esiste la startup con una persona sola. Quindi o c'hai i soldi già per pagare dei collaboratori dall'inizio, oppure ti devi trovare delle competenze complementari. Lì dipende qual è l'idea, no? È chiaro che se tu stai immaginando qualcosa nel machine learning, se tra i founder non vedo uno che ne sa di machine learning, no, probabilmente tu non sai manco di che stai parlando. Ok? Quindi un minimo di cognizione di causa su quella che è la complessità di quello che tu stai facendo Che è un devi concetto che poi è averlo. emerso anche all'evento, insomma, l'importanza del Assolutamente sì, teammate. assolutamente sì. Poi, tra altre cose, avere un team ti aiuta, perché poi è come una specie di fidanzamento, no? Cioè, nel senso che. E oltre alla fidanzata o al fidanzato c'è il co-founder e quindi è come se ci avessi due famiglie, no? Sì, anche perché E passi più tempo col co-founder tra altre cose, si fanno quindi. mille peripezie. Moglie, Comunque, ragazzi. voi avete girato un sacco, siete Noi abbiamo stati girato lì. un sacco perché abbiamo fatto prima Londra e poi abbiamo fatto San Francisco, e passando per due acceleratori, così poi ritorno sulla domanda che mi avete fatto prima del discorso degli acceleratori. Quindi noi abbiamo da subito cominciato a lavorare su un prototipo, era una roba brutta a piacere che non funzionava, era un accrocco infinito, però fare un prototipo ti permette di far vedere che tu sei in grado, bene o male, di fare qualcosa, che ti stai muovendo, che insomma, ti stai mettendo in gioco e quindi sei anche molto più credibile quando devi andare a chiedere dei soldi, no? Eccetera. Poi il discorso degli acceleratori. Gli acceleratori sono importanti perché oltre a darti un bollino in qualche modo, se sei passato da un acceleratore, hai fatto un minimo di percorso, eccetera. Tipicamente un acceleratore fa due cose: ti dà un po' di soldi, non tantissimi, in Italia molto pochi, in Europa già un pochettino di più, negli Stati Uniti di più ancora.
Ma negli Stati Uniti di più ancora, cioè non vi fate, cioè non è che quanto sono più bravi gli americani che ti danno più soldi, è che semplicemente in America costa talmente tutto di più, soprattutto a San Francisco, che ti servono di più. Cioè, Quindi è bilanciato a... sì, cioè 20.000 euro italiani sono 100.000 dollari americani, cioè non, quindi non è È pure un un mercato più grande che se l'idea mercato più grande, funziona. sì, assolutamente, però il costo della vita è molto più alto, quindi qualunque cosa che tu compri costa di più. Cioè, se tu vai lì per affittarti una casa, per affittare il tugurio che abbiamo affittato noi, ci volevano 3.000 dollari al mese, no, capisci? No? Figurati. Pure il professionista magari lì costa di più. Professionisti costano di più, i developer non ne parliamo proprio. E poi c'è un percorso, quando fai un'accelerazione tu hai un tot di settimane che lavori con il team dell'acceleratore per fare un percorso. Ora, adesso dipende molto dalla tipologia di acceleratore, di incubatore e via di seguito. Dipende quindi dallo stadio in cui ti prendono, no? Cioè, se tu sei solamente all'idea, devi fare un certo tipo di lavoro. Se hai già l'idea, un prodotto che in qualche modo funziona già sul mercato, devi fare un'accelerazione di mercato, no? Cioè devi dimostrare che tu hai trovato il product market fit e che quindi sei in grado di cominciare a crescere e via di seguito. Poi da lì in avanti, quindi diciamo che tendenzialmente un incubatore barra acceleratore ti può prendere in questi due momenti. Sto costruendo l'idea, sto costruendo il mercato, no? E quindi il programma che tu fai all'interno è diverso. Perché in un caso ti danno supporto per costruire il prodotto, nell'altro caso ti danno il supporto invece per accelerare sul mercato. Per esempio, 500 Startup, che è quello che abbiamo fatto a San Francisco, era tutto basato sul growth, cioè c'era la prima settimana era una serie di incontri, seminari, incontri one-to-one, eccetera, tutti basati sulla parte di product market fit, strategia di crescita, metti gli strumenti per misurare le metriche, comincia a fare le campagne in questo modo e compagnia bella. E poi settimanalmente facevi un check in cui ogni santa settimana c'avevi il tuo referente, che era un entrepreneur in residence. Nel nostro caso si chiamava Carl Frithiofsson, che oggi è partner del fondo di venture capital svedese Creandum, con il quale tu facevi un check di quello che avevi fatto, quali erano i risultati ottenuti e compagnia bella. E poi l'altra cosa fantastica, soprattutto di 500 Startup, è la quantità di gente che ti facevano incontrare. Ma veramente, cioè, potevi passare tutto il giorno a fare meeting. La gente nel senso potenziali investitori Potenziali o investitori e gente mentor? dell'industria, che ne so, cioè, sì, mentor, quindi erano o manager dell'industria, che ne so, ti capita facilmente di parlare con che so, un architect senior di Amazon, piuttosto che di Google Cloud, piuttosto che di quello che ti pare, dipende poi da quello su cui stai lavorando, no? Te li scegli un pochettino. E questo è molto 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 utile, perché ti permette di avere un sacco di consigli da persone che ci sono passate, che l'hanno fatto, che sanno qual è l'industria, conoscono il settore in cui stai lavorando e quindi ti aiutano tantissimo. Questo aiuta molto molto. Secondo te ha senso provare subito a buttarsi in America, senza farla crescere qui, ma provando a farla crescere in America una startup? Allora, ci devi andare però, ok? Ma innanzitutto come si entra in un acceleratore come Ah, si fanno le 500 Startup? application a manetta online, quindi senza. E poi muovi il sederino e prendi un aereo e vai. Cioè, non è che. In realtà è molto più semplice di quello che sembra. Cioè, alla fine io capisco che possa sembrare una roba complicata, articolata. Pure perché la complicano i divulgatori nel campo, ti devono Sì. venderti un po' il sogno, Però in realtà fondamentalmente diciamo che il segreto è muovere il culo. Detta proprio. Allora, se è la prima volta in assoluto, è improbabile che qualcuno ti dia dei soldi o insomma ti consideri se non ti muovi neanche da casa, no? Cioè, quindi io la prima cosa che farei molto banalmente, se fossi uno che vuole fare quel percorso, è intanto ti sposti, vai lì, ti prendi con un visto turistico senza fare cose particolari, si mette 3 mesi e investi 3 mesi del tuo tempo per partecipare a tutti i santi eventi di startup, fare il famoso networking, quelle robe lì, andare a raccontare il tuo progetto. In America è molto facile parlare con le persone, okay? Non è una cosa. Io ho sempre trovato molto più semplice parlare con le persone con cui volevo parlare a San Francisco che non in altre parti del mondo.
Quindi non è una cosa. Ti fai lì, ti fai un po' le ossa, ti fai il tuo network, magari becchi gli italiani che stanno lì e raccogli un po' di fiducia. A volte un po' te snobbano, altre volte invece sono collaborativi. Molto. E se hai qualcosa da raccontare diventa interessante. A quel punto, se pensi di voler andare in un acceleratore, il modo migliore per entrare dentro un acceleratore è innanzitutto cominciare a tampinare le persone dell'acceleratore, quindi devi cominciare a cercare di capire come tu entri in contatto con le persone che troverai dentro l'acceleratore. Poi ti fai la lista di tutte quante le startup che stanno dentro l'acceleratore e devi andare a tampinare i founder delle startup che stanno dentro l'acceleratore, perché tu ti devi far presentare. Allora, un founder di una startup che è appena passata per un acceleratore, magari è anche disponibile, perché insomma sta ancora lì che soffre, ti vede, insomma, empaticamente, no? Solidarizza. Esattamente, solidarizza con te. Quindi creare tutta quella serie di segnali positivi che dicono: ok, Andrea potrebbe essere una persona che si muove bene perché si è creato il network, ha creato il modo per arrivare qui, eccetera. Quando fa application, a quel punto, per esempio, quando noi abbiamo fatto application, ma questo in generale in tutte quante le cose che abbiamo fatto, cerchi di aumentare il segnale, no? Cioè di aumentare il segnale positivo. Quindi chiami tutti quelli con cui, diciamo, ti sei messo in relazione e che sono in relazione con l'acceleratore, dici: ho fatto application, ci metti una buona parola, cioè, ok, mettiamola così, puoi farmi un endorsement su questa cosa. È chiaro che, diciamo, se la startup ha un senso, se il progetto imprenditoriale ha un senso, se io ho una lista di 5.000 application, da dove parto? Da quelle dove c'ho più segnale positivo, no? Cioè, non è che. E poi tutto questo processo l'aveva spiegato Giuliano proprio Sì. qua alla 34, infatti speriamo di rifarlo a dicembre con Productology. È una roba faticosissima comunque, perché è proprio un processo in cui i no sono uno dietro l'altro, quindi devi essere un po' corazzato, perché sennò poi dopo ti avvilisci Ma subito, diciamo. infatti per concludere poi volevo proprio chiederti come non ci si arrende, Che bella domanda. Come fai a dire magari ecco al quinto no, al finanziamento che non arriva, al fatto che comunque in tutto questo stai spendendo tempo della tua Sì. Se vita, come fai a dire no, vado ti arrendi al comunque quinto no, sei fottuto. Diciamo che uno potrebbe cominciarsi a rendere al centesimo, no? avanti. Dice, guarda, come non ti arrendi? Allora, innanzitutto lo devi sapere e devi razionalizzare, no? Cioè, tu sai che, allora, tu stai cercando dei soci fondamentalmente, cioè non puoi immaginare, allora, soprattutto come prima cosa, non puoi immaginare di metterti in un'ottica di io sono un talento e c'è il talent scout che mi scopre, ok? Perché un investitore è qualcuno che sta mettendo dei soldi e quindi, come dire, non è che ti deve scoprire. L'investitore vuole più o meno sapere che, insomma, quei soldi potrebbero tornare indietro. Poi, per carità, un business angel che non è sprovveduto sa perfettamente che su 10 investimenti che fa, 6, 7, 8 li butta e ritorna con 1/2 investimenti, però e quindi adotta delle strategie, diciamo, per minimizzare questo rischio. Una è prenderli dagli acceleratori, le altre sono che normalmente gli angel si fanno delle tesi di investimento, no? Cioè io investo su queste cose perché le capisco, perché sono in questo stadio, perché non si fanno tesi di investimento. C'è un libro interessante su questo di un investitore inglese che si chiama The Invested Investor, che spiega come lui ha costruito la sua tesi di investimento. Ma dice: io investo solo in startup inglesi che stanno a Cambridge, perché io li voglio vedere, già ci voglio parlare, io do valore, perché siccome io ho fatto, investo solo in questa industria e non in un'altra perché le altre non le conosco, e via di seguito. E investo tramite un angel network che mi sono fatto, cioè non investo da solo, ma investo insieme con altri, no? E quindi chiaramente ognuno ha la sua tesi di investimento. Quindi se tu razionalizzi e sai che il rifiuto non è tanto il rifiuto vuol dire che tu hai sbagliato, è come se avessi puntato la ragazza sbagliata in discoteca. Adesso mo io ho passato un po' di anni, diciamo, no? Però cioè, se tu punti quella Non si sbagliata, chiamano più non si discoteche, chiama più discoteca, ok, benissimo. Giovanni. O il ragazzo sbagliato, insomma, adesso è una cosa sessista.
un minimo di criterio anche diciamo nella scelta ce lo devi avere, non è che vai in do coio Eh coio, no, no? Diventa un po'. Quindi si deve creare un match, si deve creare un feeling tra chi mette dei soldi e l'imprenditore. Allora, qual è il motivo per cui tu hai bisogno di soldi? Perché devi raggiungere degli obiettivi? Cioè, tu non è che hai bisogno di soldi per il gusto di raccogliere i soldi, perché quello lì saresti un idiota se lo facessi così. Tu devi raccogliere i soldi perché hai un obiettivo da raggiungere. Quindi tu devi andare a trovare un investitore che è disposto a darti dei soldi per raggiungere quell'obiettivo. E tu devi piacere a quell'investitore, ok? E il piacere a quell'investitore vuol dire che tu devi, diciamo, avere dei requisiti per piacere a quell'investitore. Alcuni sono un po' più ovvi, altri sono un po' meno ovvi. Allora, al netto di quello che può essere proprio la questione di feeling, no? Cioè del fatto che quando uno poi si incontra, si piace, diciamo, no? Che comunque è importante perché è il rapporto di fiducia. Però chiaramente tu più segnali positivi dai, no? E che sono raccolti. Quindi, per esempio, hai fatto i tuoi compiti a casa, sai di che cosa stai parlando, cioè sei riuscito, sai fare un deck, sai fare un pitch, sai fare. Sai quali sono le cose importanti, sai che ti devi concentrare sul mercato e non ti devi concentrare su quanto è figo il prodotto e tutte le feature che potresti mettere sul prodotto e via di seguito. Quindi, quando un investitore ti comincia a fare sempre le stesse domande, è chiaro che se tu non rispondi a tono, non rispondi bene a quelle domande, quelli sono tutti punti in meno, no? E finché dice, ok, questo lo mettiamo là. Poi questo non assicura all'investitore la sicurezza che ha preso uno Certo. bravo, insomma, poi ci sono anche, no, io dico, casi clamorosi, adesso c'è tutta la storia di WeWork, sono arrivati fino alla valutazione in cui loro teoricamente volevano quotarsi a 50 miliardi, li hanno valutati, cioè, quindi lì sono in ballo soldi ben più consistenti che non Ma com'è il le rapporto con gli 10. investitori dopo che hanno investito? Il rapporto con gli investitori dopo che hanno investito varia moltissimo in funzione dell'investitore. Ci sono alcuni che scompaiono proprio, che non li senti più e abbiamo fatto fatica pure per dargli i soldi dopo la fine, capito? Già, gli abbiamo scritto più volte Di per... filantropo, diciamo. Esattamente. E poi ci sono quelli che in qualche modo contribuiscono, collaborano, tu li chiami, loro ti fanno una intro, insomma, sono un pochettino più attivi. Dipende tantissimo. Ci sono chiaramente investitori che investono più su larga scala, quindi ne fanno tante e allora non danno più di tanto retta. Ci sono altri che ne fanno un pochettino di meno e quindi chiaramente cercano, non so, se tu hai bisogno di una intro, se hai bisogno di un supporto, di un consiglio, te lo danno. Però cambia veramente, veramente tanto. Poi tutti gli investitori dicono che loro non danno solamente soldi, ma loro partecipano attivamente, bla bla bla, partnership e compagnia bella, poi non è sempre così. Va bene Nicola, grazie di aver partecipato al primo episodio di Molecole Digitali e poi insomma noi continueremo a collaborare su Ci vedremo Productology, domani poi ci vediamo perché visto domani, lavoriamo qua vicino, senza insomma, video però senza video, domani. domani facciamo una chiacchierata senza video. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie mille. E quindi ci sentiamo, come si dice? Ci Cioè, sentiamo, ci al secondo vediamo episodio, al secondo credo. episodio, Senza Nicola, esatto, però. senza Nicola però. Se volete Nicola, pagate. Grazie. Ciao, Ciao ciao. grazie.